I modelli appena presentati dalla Toyota sono soltanto i prototipi e ancora non sono stati messi in commercio. Perché Toyota ha attuato questa strategia? Per una volontà di prolungare la vita di auto che hanno fatto la storia del marchio e che ormai fanno parte della vita, della quotidianità delle persone, dei propri clienti. Questi modelli infatti hanno ancora molti fan a cui le persone sono molto legate attraverso ad esempio ricordi che condividono o attraverso esperienze vissute a bordo di queste auto. Toyota vuole quindi far rivivere o far continuare a vivere le emozioni dei consumatori e aumentare allo stesso tempo ulteriormente l'attaccamento degli stessi al marchio. Si parla infatti molto spesso di marketing nostalgia in questi casi, dove si vuole creare una connessione molto emotiva facendo leva su ricordi, su emozioni oppure sul desiderio di far rivivere il passato a questi clienti. Ancora prima della Toyota, anche la Hyundai e la Opel hanno realizzato delle concept car ispirate al passato. Hyundai ha riportato in auge, sostituendo il motore, la vecchia Hyundai Pony, disegnata dal designer della DeLorean, quindi un vero e proprio ritorno al futuro. Non è la Toyota l'unica ad avere pensato a questa combinazione tra passato e potenziale futuro. Toyota ha attuato questa strategia anche perché vuole essere coerente con il proprio posizionamento che spinge al raggiungimento delle zero emissioni di carbonio entro il 2030. L'azienda vuole offrire ai propri clienti che già possiedono questi modelli di auto, sì, di mantenerle, però abbracciando il concetto di green, di sostenibilità, di circolarità, andando incontro alle esigenze e alle aspettative di un consumatore sempre più attento nei confronti dell'ambiente che lo circonda. La scelta della Toyota è quella che sicuramente fa un po' più discutere, perché l'amministratore delegato di Toyota, quello che si era anche pubblicamente mostrato più scettico nei confronti delle auto elettriche, e quindi questa nuova sperimentazione sembra incoerente, ma in realtà non lo è, perché le dichiarazioni esatte di Akio Toyoda, anche soprattutto dopo l'uscita di questo nuovo modello con batteria elettrica e anche in versione H2 con combustibile a idrogeno, hanno sempre riguardato non lo scetticismo nei confronti dell'elettrico, ma lo scetticismo nei confronti dell'elettrico come unico sistema di propulsione innovativa. Quello che il capo dell'industria giapponese ha sempre voluto dire è che i consumatori hanno bisogno di avere più opzioni, di avere più scelte, così da poter facilitare l'ingresso di tutti i tipi di consumatori in un mercato che permetta di essere senza emissioni di anidride carbonica. E la scelta di fare delle nuove automobili di questo tipo rientra proprio nel dare più opzioni, soprattutto a chi magari anche sentimentalmente è legato a concetti, a design che non sono solo quelli futuristici, che fanno sembrare le auto prodotte da più case automobilistiche tutte magari uguali o simili tra di loro, ma design che a loro volta magari non un po' più antiaerodinamici, però erano comunque design distintivi, design che sono rimasti nel cuore. Marketing, soprattutto nei confronti dei millennial e della generazione X, quindi tutti nati più o meno tra gli anni 70 e gli anni 90, sono molto legati appunto a questo effetto nostalgia, per cui recuperare le cose che sono state care in passato, che sono legate ai ricordi belli, e ovviamente poterle vivere in una nuova chiave anche rispettando l'ambiente. Una mossa di marketing molto interessante, perché anche la generazione Z può riscoprire, diciamo, delle bellezze del passato, un po' come succede adesso nelle serie TV. Basti pensare a Stranger Things, può pensare al riutilizzo di capi vintage o ritorno alla moda di determinati modelli anni 80, anni 90, quindi un po' lo stesso fenomeno. Dall'altra parte, la Toyota così può concentrarsi sulla produzione piuttosto che di carrozzerie, sulla ricerca e lo sviluppo di motori innovativi. C'è anche da dire che la Toyota è la casa automobilistica che non ha subito contraccolpi della carenza di materie prime e di componenti. È stata praticamente l'unica casa automobilistica asiatica ad avere una crescita della produzione nel 2022. Al contrario, per esempio, non so, di Honda o di Nissan, che hanno perso in media un 15%. Credo che il fatto di dover avere più scelte effettivamente possa essere la giusta via. Dobbiamo avere la libertà di avere un tipo di prodotto, di oggetto, così come, diciamo, lo desideriamo, così come ci fa battere il cuore. L'industria automobilistica è quella che cerca un po' di ricreare delle sensazioni, di ricreare delle esperienze, o comunque di associare la guida a un'avventura molto spesso. È qualcosa che può avere successo, andiamo sempre di più verso un mercato che personalizza l'esperienza. Questa scelta apre sicuramente una nicchia che mancava, la rende ecosostenibile e quindi la rende anche desiderabile come prodotto da acquistare.